essere cristiani, essere testimoni del risorto, ci deve portare ad amare non solo umanamente, ma ad amare come il risorto ha amato, ci ama e ci amerà. E quindi amare per primi, come abbiamo visto in queste ultime puntate, amare tutti, amare i nemici. E abbiamo visto che è possibile. Io vi ho citato solo l'esperienza del cardinale Van Thuan, che è lui un po' la luce che ci porta alla luce vera, che è Cristo risorto, che ci sta accompagnando in questo tempo. Ma vi potrei citare mille e mille esempi, e non solo di santi o di venerabili della Chiesa Cattolica, anche di gente comune, anche di gente che si è sempre definita non credente, non cristiana. Proprio perché dentro noi teniamo, ci piaccia o non ci piaccia, quella impronta del Dio creatore. E poi amare, un altro tratto cristiano, è amare dando la propria vita, così come Gesù ha fatto. Ecco, guardiamo un crocifisso. Che cosa ci stimola a pensare questa immagine di un crocifisso? Che quell'uomo Dio, ci ha amati dando la sua vita per me, per te, per ciascuno di noi. Poi un altro tratto dell'amore cristiano è il servizio. L'amore diventa servizio, non è mai potere, mai oppressione sull'altro. Chi ama si china verso l'altro, chi ama lava i piedi all'altro, così come Gesù ci ha lasciato detto. Nella ultima cena. Gesù non ci ha detto fatevi le scarpe l'un gli altri, ma lavatevi i piedi l'un gli altri. E vedete, tutto il magistero della Chiesa passata, o il magistero anche della Chiesa di oggi, quindi di Papa Francesco, ci richiama all'amore come la prima via di evangelizzazione. Cioè l'evangelizzare oggi, l'annunciare il Vangelo, ecco, stiamo vivendo il sinodo che ci vede camminare insieme, ci dovrebbe camminare insieme. Evangelizzare oggi significa cosa? Significa non fare conferenze o prediche, anche quelle possono avere il loro significato, anche i piani di evangelizzazione, ma significa ascoltare l'uomo, stare in mezzo all'uomo. Ma ciò che veramente evangelizza è la testimonianza dell'amore cristiano. Il mondo deve poter vedere nella Chiesa la luce dell'amore di Gesù. Che è un amore che ama per primo, che è un amore che ama tutti, che è un amore che ama i nemici, che è un amore che ama dando la propria vita e che è un amore che si fa servizio verso tutte le donne, verso tutti gli uomini, soprattutto i più poveri e i più dimenticati di questa nostra società. E allora amiamo, ma amiamo come Gesù ci ama. Io vi aspetto domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti!